allora, come è stato il gol? Lo facciamo vedere a Bianchi che non c'era. Ma non importa, allora, stop di petto. No, lo faccio meglio io. Allora, aspetta, così stop di petto. Non è andata come così, ma facciamo finta. E poi si gira. Bravissimo! Oh! Cazzo, è rete in qualche modo, va bene. Non baciare lui, vieni qua a martellare! Del Piero! Del Piero! Del Piero! Gliel'ho messo Del Piero! Allora, a 8 minuti dalla fine! Solo panchina per l'ex Borriello. Bonucci dal primo minuto naturalmente con i due compagni di sempre, Chiellini e Barzagli. Non c'è Del Piero che partirà dalla panchina, ma non c'è neanche Totti, anche lui partirà dalla panchina. Minuti, due pere, tutte le attività, l'Onda Moretti, prendete Roma, parte Pirlo, rincorsettate il tiro, Piero para, ma c'è ancora Pirlo, e la rimette, ed è tre, è arrivato, Marcello, in birreria, Marcello, dovete sempre finire la partita, è finita. Il più grande spettacolo dopo Marcello. Il Big Bang è rinviato adesso a mercoledì. Marcello, posso? Gente, ma non rubate in battuta in Italia e in Europa. È primo ormai con 3+1 perché abbiamo vinto tutti gli scarpi e non abbiamo mai perso i soldi. Imbattibili! Imbattibili della Juventus! Bravo! A guadagnare nei confronti della diretta concorrente. Sappiamo che le difficoltà rimangono da qui fino alla fine. Come ho detto, sono 5 finali da giocare come partite della vita, per cercare di coronare questo sogno. Ecco. Oggi celebrano la Juve, giustamente per quello che stiamo facendo. È inevitabile che se queste celebrazioni dovessero farci cambiare anche di una virgola quello che abbiamo fatto fino adesso, come ci siamo comportati, cosa ci ha spinto a fare questo campionato straordinario, allora significherebbe non aver capito tanto, significherebbe non essere pronti, significherebbe fare dei passi indietro. Dobbiamo sempre tenere ben impresso in mente quello che ci ha portato a fare fino ad ora una stagione straordinaria, cosa? L'umiltà, il sacrificio, il lavoro, l'abnegazione, la dedizione, la voglia di aiutarsi uno con l'altro, la voglia di pensare con noi e non con l'io, tutto questo ci ha portato a fare qualcosa di straordinario. Marchisio e Bonucci ci saranno, scelto ancora il 3-5-2 da Conte, ci sarà anche Giorgio Chiellini, ci sarà Marri, posso risguagliare l'ha squalificato, preferito a Borriello, ancora caccia del suo primo gol in bianconero, Massaggi per Mirko Vucinic, 5 gol ma tutti pesanti in questo campionato, 4 volte ha sbloccato partite. Porta e area, fuori attenzione qua, c'è Pirlo, il Pirlo lo para, andiamo via, 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 andiamo via.
meglio andiamo così. Via! Palo di Pirlo. Andiamo via! Perché l'arbitro è andato al guardalinee per prendere tempo e fare in modo che il quarto uomo vedesse la ripresa, vedono che fuori e glielo riconoscesse. Andiamo via! Londa Moretti, Londa 1-0, buona tenga tutti. Ed eccolo qua il fischio. Siamo primi. Gol al volo, dico tu chi è? Mirko Vucinic! Sentivo il venticello, te l'ho detto di stare zitto, era meglio. Sentiva il venticello. Quanti anche stavolta? Arturo Vidal, Marieni, 3-0. Spettatori di San Siro è fermo sul vantaggio della Juventus per 1-0. Allora l'appoggio, viene avanti ancora. E allora l'appoggio, attenzione, controllate la palla dalla formazione. E l'attenzione. Attenzione, controllate la palla dalla formazione e l'attenzione. Pareggio del Cesena, che ovviamente non è vera perché Repice puoi confermarcelo, no, assolutamente non è vera. E qui San Siro, come potrai ascoltare, sta esplodendo, evidentemente qualcuno ha fatto uno scherzo e si sono cascati tutti, perché a San Siro stanno insultando come matti per questa notizia che in realtà vi confermiamo ovviamente non c'è. Esulta anche uno steward qui sotto a noi indicando l'1-1, ma evidentemente sono su scherzi a parte di così. Una ve la posso anticipare, no? Cioè, si parla tanto del confronto diretto, ma dopo il confronto diretto noi siamo arrivati a giocare 2 partite a -7 dal Milan. Se l'è dimenticato qualcuno. Ma mi sembra che noi poi siamo messi davanti a frenare la corsa del Milan. È una chicchetta. Aspetto la fine del campionato poi per dire la mia a voce ferme. Se avremo vinto qualcosa, la differenza tra noi e loro. Ma questa è una chicchetta che ogni tanto qualcuno forse si vuole dimenticare, però loro si sono trovati prima di Fiorentina-Juve e prima di Juve-Inter a +7. Poi non è che siamo messi noi davanti a fermare il Milan, si sono fermati. Quindi che si facciano delle considerazioni opportune e obiettive. Grazie. Posso? Chi è il più forte? I fratelli! I fratelli! I fratelli!
Attenzione, 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 adesso! Vucinic! Gol della Juve, 1-0 a Trieste! Che povera Nere Rocco! La Juventus è campione d'Italia! La Juventus è campione d'Italia! Con un turno di anticipo! Vince il campionato da imbattuta, è un'impresa incredibile, soprattutto considerando i pronostici della vigilia. Sono in campo i tifosi, super spot, e poi torniamo in diretta dal Rocco. Senza saper suonare, volevo dirglielo, adesso sta a sentire. Le palline rosse un po' più tiro. Devi sapere che il più grande spettacolo. Ragazzi, siamo i campioni dell'Italia, siamo i campioni dell'Italia, siamo noi. Ragazzi, un saluto a tutti, è bellissimo. Altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo. Senza voce, quindi tipo, bellissimo, abbiamo parito tutti, quindi per me è una gioia unica. È veramente una gioia, sicuramente complimenti a tutti i ragazzi, perché io quando sono arrivato già la squadra era prima in classifica. Siamo stati bravi poi da gennaio in poi a lavorare ancora e sì, posso dire che una piccola firma l'ho messa anche io e ne sono felice di essere entrato nella storia di questa grande società. Adesso c'è da mettere la ciliegina sulla torta con la Coppa Italia. Altro che musica, altro che emozione, non si descrive. Se c'è questo bambino a fianco a me, l'emozione è grandissima, lo scudetto è meritato, abbiamo dominato dall'inizio alla fine, non abbiamo mollato quando c'eravamo 7 punti di distacco e questa è la dimostrazione di un grande gruppo e di una grande squadra. No, io non è un'emozione indescrivibile, non riesco neanche a crederci, guarda. Abbiamo meritato questo campionato, non abbiamo mai perso, siamo stati sempre lì da quest'estate e quindi è uno scudetto che ci meritiamo. È stata la crescita di tutti, non ce la faccio neanche a parlare, non lo so, però forse è l'inerzia, però è bello, bellissimo, una sensazione però indescrivibile. Dimmi diretta, dimmi tutto! Tutto questo affetto che c'è stato avanti albergo, che c'è questo fallito qua di fisioterapista. Vieni qua, che cosa ne pensi? Dimmelo! La cosa speciale, è un sogno, importante che questo sogno sia avverato. I giocatori, peraltro curiosa la scelta di Paolo De Ceglie che per festeggiare lo scudetto ha modificato il cofano della sua auto aziendale con il tricolore e anche le 3 stelle, insomma un po' il simbolo. Mi ricordo anche che vidi una conferenza stampa di Allegri in cui parlava già di seconda stella per l'anno prossimo. Disse: cavolo, sono proprio convinti di aver vinto lo scudetto. Se chiude gli